Eugenio Alafaci. Eugenio Alafaci, classe 1990, è uno degli emergenti per quanto riguarda il ciclismo internazionale. Avete visto, gareggia per la Trek, che è una delle squadre di serie A del ciclismo, ovvero il World Tour, sono 17 squadre in tutto il mondo. Ha concluso ieri il Giro di Lombardia, ha già le valigie pronte perché da sabato sarà uno dei protagonisti del Giro d'Italia. Cosa ti aspetti da questa edizione del Giro, Eugenio? Ma sicuramente sarà molto duro. L'anno scorso ho fatto il mio primo Giro d'Italia e devo dire che 21 tappe sono molto, molto impegnative, e spero quest'anno di fare un buon giro, anche perché è abbastanza speciale, perché si passerà anche da Varese e abitando qui a Varese sarà sicuramente una bellissima giornata. Allora, il giorno 28 ci sarà il passaggio da Porto Ceresio fino a Sesto Calenda. Il percorso è stato leggermente modificato proprio l'altro giorno, comunque si passerà proprio nel cuore di Varese. L'appuntamento con i tuoi tifosi dov'è? Ma penso in piazza, in centro, penso che si ritroveranno lì col fan club e tutti gli amici, quindi più sarete più sarà bello. Due le cose per questo Giro d'Italia per Eugenio: sarà quello che si usa a dire il traino del velocista della sua squadra, che è Giacomo Nizzolo, però il tuo direttore sportivo, che abbiamo sentito l'altro giorno, mi ha detto che in qualche tappa ci potrebbe essere qualche possibilità di qualche fuga magari da lontano per te. Ma sicuramente ci proverò e farò il meglio per la squadra e anche per me stesso. Consegnano il premio Sergio Gianoli e Massimiliano Castelnuovo.